attori non si svegliano presto, ma pare che a bel tempo si spera ci vengano volentieri. Massimo Vermuller, capitano Lannes dell'ultima fiction, ma giusto per citare una delle sue ultime fatiche, Lampedusa, una fiction prodotta tra l'altro dalla Rai, che ci ha messo ancora una volta di fronte a quello che cosa significa per uomini come noi trovarsi dei disperati dentro al mare e decidere come in base al cuore e non alle regole, perché Vermuller, se stessimo tutti quanti lì a basarsi sulle regole eccetera eccetera, qui non si finirebbe mai. Che cosa le ha dato? E poi quali regole? Quello pure è un bell'argomento. Chi le fa? Come sono fatte? Ma io sono stato nella centrale, quella che raccoglie, nella sala operativa che raccoglie gli SOS veri. Porterei qualcuno di questi, no? Già ci siamo capiti, questi contro. Così come talvolta parlando, non voglio fare paragoni, dico soltanto che così come per esempio io da tanto tempo mi sono innamorato del tema del diritto alla vita e al rispetto degli animali, no? Allora se uno andasse una volta in un mattatoio, se uno nella vita andasse dove c'è il dolore vero, allora in quel caso lì c'è le grida di quell'SOS, sono piene di, ma non solo di dolore, di paura per esempio, vedono proprio esattamente la morte in faccia, e non è detto che, anzi, che qualcuno di quegli SOS non sia seguito poi da una vera e propria tragedia come leggiamo sui giornali. E come purtroppo è soltanto cosa di poche ore, ieri era il giorno che faceva memoria delle vittime, ricordo nove vittime, ricordo che ieri sono state tratte in salvo 6.000 persone e in questo momento, mentre vi parliamo, sono in corso operazioni per altri 700 profughi. Io dico, questo non ce lo dimentichiamo, Vermuller, che poi questa realtà tocca ognuno di noi da vicino, sulla base anche di quello che noi possiamo fare. Lei è uno di quelli che ha deciso di metterci la faccia. Io sono contento intanto di aver partecipato, come ha detto lei, a quella fiction, perché per me i primi angeli che vedono quelle povere creature sono in divisa, sono angeli con la divisa bianca, no? Cioè è uno dei momenti in cui la divisa si fa portatrice di amore e di accoglienza. C'è un personaggio in questo splendido film che è Fuoco a Mare, che va, mamma mia, che va all'Oscar, al quale va davvero tutta la nostra in bocca al lupo, rappresenterà tra l'altro l'Italia, gli Oscar, e noi facciamo un grande tifo. In cui un maresciallo si commuove e piange a dirotto parlando della creatura che lui stesso ha adottato. Io credo che questo mondo sia malato di tante cose, per esempio questo capitalismo dissennato, io la dico tanto, non mi arresta nessuno qua, ma insomma, questo capitalismo dissennato che abbiamo costruito e che ha messo così tanto al centro il denaro, che doveva essere un mezzo, invece un fine è diventato, e che è, guarda un po', la causa di queste guerre da cui si scappa, dove potevamo stare anche noi, perché questa è una... Bravo, questo non dimentichiamo, è una delle colpe di quelle creature che scappano da un dolore da cui scapperemmo anche noi. Un altro male, secondo me, è la mancanza di empatia. L'empatia sarebbe quella cosa che ti fa sentire, che ti fa entrare nel dolore altrui. Allora, sarà l'età, non lo so, però a un certo punto mi sono detto, e me lo dico tutti i giorni, come mi posso rendere utile? È la domanda chiave, perché ho capito che la partecipazione al sociale, nel suo piccolo, come puoi, quando puoi, dà un senso all'esistenza. Cioè, sto quarto d'ora, se no che cosa sarebbe? Non ho capito. Oh no. Senta, per e io non faccio niente, Lucia. Mette la faccia. Sia chiaro. Per cui, per esempio, oggi parleremo di questa... di queste creature. Quando le chiedono appunto una mano, che sia l'associazione, che sia, adesso poi ci arriveremo pian pianino, che sia un progetto, perché poi alla fin fine uno deve credere, deve sapere anche per che cosa spendersi, per che cosa vale la pena mettere davvero la propria faccia, la propria maestria, la storia personale di ognuno di noi. Lei che cosa pensa della serie quanto l'aiuto di persone come voi può essere importante in queste che noi chiamiamo campagne sociali, in questa attività di solidarietà che si può fare? Intanto io vorrei chiarire che quando mi dicono, signor Vermuller, noi ci piacerebbe molto se lei facesse, io subito dico, ma se vi sta bene a voi, perché non credo... Beh, penso che sia bene, no, no, no.
non la mi credibilità credo. Che si ottiene in anni di lavoro per Müller sì. è tale che evidentemente le consente sul anche mio lavoro questo, la dignità di quello che faccio magari ecco non sono politica non discuto ma sulla impatto visivo io ce l'ho io stesso i miei dubbi comunque se qualcuno ritiene torniamo a quel discorso che se uno può siccome il proprio centimetro quadrato insieme a un altro centimetro quadrato fanno il mondo che è fatto di centimetri quadrati, se uno può seminare quella cosettina lì di bene, ha fatto una cosa utile, e quindi dicevo rendersi utile, quindi secondo me un po' credo sia doveroso, ma poi io sto diventando pure, c'ho una capoccia proprio sempre più quadrata, per cui sto pensando pure che persino chi fa arte, guarda cosa ti vado a dire, cioè chi consegna un racconto, un film, una storia, un libro, una statua, abbia il dovere di dare un messaggio costruttivo, positivo, per il bene. Perché altrimenti, questo poi mi servirà più tardi quando verrà il nostro amico sacro, lui sì che si rende utile, altrimenti questo discorso di dove sta andando il mondo è talmente preoccupante, no? Cioè l'uomo, se uno ci pensa, non ha imparato niente dalla sua storia. Io non dico che tu, se non lo vuoi fare perché non hai capito che l'interesse economico che fa schifo, devi capire che per quell'interesse economico almeno stai distruggendo il mondo, cioè te stesso, no? Per cui questo galoppo verso un disastro praticamente, dove appunto sono le creature più fragili che ci rimettono, i bambini, i vecchi, gli anziani, le madri, gli animali, l'ambiente, l'archeologia. Vedi quando prendono a picconate è come se mi prendessero il cuore a picconate. Vermeuler ha messo tutti gli ingredienti a padella. Che ci servono. No, non è una padella, è qualcosa di più nobile. Perché tutte le parole di Vermeuler si possono riassumere in questo messaggio che parte adesso. Guardate, con il cuore e con gli occhi. Ogni giorno scrivi SMS per lavoro, per fare gli auguri, per litigare e poi fare pace. Oggi invia un SMS per salvare una vita. Aiuta Medici Senza Frontiere a vaccinare centinaia di migliaia di bambini in Repubblica Centroafricana. Possiamo proteggerli da morbillo, tetano, difterite e altre malattie per loro mortali. Abbiamo un vaccino che salva migliaia di bambini. Faglielo tu. Invia un SMS o chiama da rete fissa il 45508. Sostieni Medici Senza Frontiere. 45508. Allora io lo dico subito, con questo numerino noi paghiamo con 2 euro, paghiamo 6 bambini, la vaccinazione di 6 bambini per la polio. Quindi poi adesso altre parole non servono, anche perché serve ascoltare un'altra musica, se volete, un'altra presenza, un altro cuore, quello di Miguel Lupiz. Buongiorno, Medici Senza Frontiere. Buongiorno. Vermeuler mi diceva, guarda... La somatica. La somatica, guarda i tratti di questa persona per capirne poi, per svelarne la vita. Lupiz, lei è uno di quegli uomini che fanno più bello il mondo, lo posso dire, perché più bello il mondo lo fanno anche Medici Senza Frontiere, che è una parte del mio cuore, quindi io ci tengo tantissimo. Lupiz, Repubblica Centrafricana, Guinea, Sierra Leone ai tempi dell'Ebola. Colombia, Niger, giusto per citare alcuni dei paesi in cui lei, sì. infermiere, se ne va in giro a portare un po' di bellezza e un po' di bene. Chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? È una domanda che viene fatta spesso, no? Questa, cioè alla fine perché si parte. E ci ho pensato perché mia madre mi ha sempre insegnato e mi ha sempre detto guarda che la sofferenza rende tutti uguali in qualunque parte del mondo. E la mia risposta è sempre la stessa. Cioè noi fondamentalmente ci spostiamo e diamo assistenza a persone che non hanno alternative. Ecco, io credo che la chiave sia questa, il fatto che se noi non fossimo lì queste persone brancolerebbero nel buio più totale, ma vuol dire veramente il deserto, spesso in maniera fisica, però a livello di assistenza sanitaria, che è quello che noi facciamo e che portiamo, con l'idea molto semplice di salvare vite, spesso e volentieri non hanno nessun tipo di alternativa. Io collaboro con MSF da 4 anni, sono 7 le volte che sono partito sul progetto e direi che il denominatore comune è sempre questo. Quindi che noi ci troviamo in Africa, che noi ci troviamo in Afghanistan, che noi ci troviamo in Colombia, quindi in Sud America, direi che la situazione è sempre la stessa. Che cosa vedono i suoi occhi? Che cosa
resta nel suo cuore, cosa si imprime nel suo cuore in questi anni? Cosa si imprime è difficile dirlo, è molto, perché si vede la bellezza di popolazioni fantastiche, assolutamente meravigliose. Infatti voi parlavate dei migranti prima, io invito tutti a conoscere le persone prima di chiudere le porte, quindi veramente conoscere queste persone, perché sono mondi così vicini e così diversi, ma datemi retta, conoscete queste persone che sono spesso fantastiche. Massimo, la interrompo un attimo, Miguel, perché ho bisogno un attimo di Massimo Vermüller. Noi abbiamo detto, soldi ci siamo guardati, lo lira. Sappiamo, non ci avevamo una manco una lira, ma noi possiamo muoverle, e poi stiamo parlando di 2 euro, quindi se in un modo o in un altro mi permetto, Lucia, e 5 euro da fisso. Se per vogliamo, sei bambini, per salvare 6 bambini dal morbillo. Esattamente. Quindi, cose che per noi sono naturalissime. Esattamente, vedi? Ognuno secondo le proprie possibilità. Ho interrotto Lupiz per una cosa che ha detto: conosciamo questi migranti. Io faccio un passo indietro. Ci eravamo ripromessi che non avremmo parlato, Vermüller, della sua carriera, di tutto il resto, però. Guarda caso, lei porta in giro una lettura di Enea, dell'Eneide. E pensavo, ci ho pensato stanotte, le dico la verità, che Enea è stato il primo vero migrante della storia, primo forse non lo so, ma insomma, e non dimenticate che da Enea poi nasce Roma, nasce questa civiltà. Attenzione a pensare sempre che siano dei morti di fame, che noi non vogliamo, perché vengano qui a rubare il lavoro, perché Vermüller, poi ci possiamo imbattere in qualche nuovo Enea, tra l'altro. Appunto, non c'è dubbio. Il punto poi focale, secondo me, è quello della... Se uno viene qui per delinquere, allora puoi avere la pelle di tutti i colori, tutte le bandiere del mondo, certo. Puoi essere da frascatano fino a finlandese, ma delinqui. Ma se uno viene qui a portare un seme di lavoro, certo, in generale è un problema da guardare negli occhi questo qui, da capire come fare per... Ma intanto se facessero meno guerre saremmo tutti un po' meglio, no? Io nel Parlamento europeo io non ci sto. Assolutamente, prima di fare le regole. Lupiz, che cosa possiamo e dobbiamo fare con questo benedetto numero 45508? Ma direi che il messaggio sulla maglietta è molto chiaro, no? Perché dice: abbiamo un vaccino, faglielo tu. Io approfitto perché spesso e volentieri le persone ci dicono vorremmo fare di più, vorremmo essere con voi, vorremmo partire, ma si può fare volontariato sul terreno, insomma una serie di cose. È una buona occasione, per darci la possibilità. Io faccio sempre un esempio. Le persone non sanno la difficoltà per mettere, quando si vedono quell'immagine di mettere una pastiglia in bocca a un bimbo oppure dare una goccia contro la polio, il lavoro che c'è dietro. Ecco, veramente si può dare una grossa, grossa mano e fare la differenza su quello che dicevo prima. Salvare o morire, ecco, vivere o morire, molto semplicemente. Questo è un punto importantissimo, Miguel, perché il morbillo, la polio in quei luoghi non significano una menomazione, basta, significano perdere la vita, perché non esiste tutta quella rete di assistenza, non esistono a volte anche le risorse fisiche di questi bambini per potercela fare. Io chiedo a lei di fare questo appello, Miguel, siamo qui per questo e chiedo a lei di farlo. Ma io faccio l'appello a tutti coloro che ci stanno seguendo, dateci una mano veramente ad aiutare a fare la differenza con queste persone. Cioè dateci gli strumenti, è quello che noi chiediamo, per poter fare la differenza laggiù. Io ho fatto 6 mesi in Repubblica Centroafricana e vi posso garantire che si possono fare a volte dei miracoli. Noi stessi arriviamo alla sera e non ci crediamo. Quindi veramente si può fare la differenza tra dare la possibilità a una persona di vivere il giorno dopo oppure no. È molto semplice. Vermüller, chiudi tu. No, non volevo chiudere, volevo dire che soltanto che Medici Senza Frontiere tenterà entro gennaio di salvare 220.000 bambini, che non è grazie anche a questo aiuto, che è un modo, come vedi, per partecipare. 220.000 bambini per un SMS. E scappo subito. Vogliamo fare gli auguri a San Francesco di Straforo. Mi togli la parola di bocca. Il più grande animalista che sia esistito. Una volta in chiesa un gesuita mi ha detto: la chiesa non è fatta per i cani, se non mi portano via in tre. No, ma non si preoccupi, perché il Papa ha detto anche delle cose di pezzo. Ma ognuno di noi, chi conosce la fede, non è stato soltanto il più grande animalista, ma il grandissimo santo che ci ha insegnato. Passante San Francesco per... E a proposito di San Francesco, io chiedo a tutti voi, noi proseguiamo con questa
Momento di grande bellezza dopo questa pagina dedicata a Medici Senza Frontiere e a tutti noi. Sì, perché noi abbiamo chiesto un piccolo aiuto a Roberto Erlizka, un grande del teatro italiano. Ci ha accolti ieri a casa sua perché sarà un interprete straordinario di Sant'Agostino. E allora questo messaggio di bellezza è proprio per tutti voi, da Roberto Erlizka.